ogni misura non pare un elemento di incostituzionalità di tutto il decreto. Sulla Sicilia nel decreto c'è un acconto rispetto ad un intervento previsto in un accordo sottoscritto il 20 giugno, che è un accordo alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 89/2015, oltre a quelle 155 e 19 sempre del 2015 della stessa Corte. Ci sarà ovviamente da approvare le norme di attuazione dello Statuto, ma il valore di accordi politici, di accordi pattizi, è riconosciuto, ripeto, dalla Corte Costituzionale. Il gruppo del Partito Democratico, quindi, voterà contro le pregiudiziali, immotivate, contraddittorie, presentate un po' perché va di moda farlo su ogni decreto legge, che sono al nostro esame. Aggiungo anche, considerando che in questa legislatura la media di leggi di conversione di decreti legge è sostanzialmente simile a quella della precedente legislatura. Deve concludere, collega. Non è vero che questo governo sta esagerando nell'uso dei decreti legge. Grazie, il collega Palese. Prego. Grazie, signor Presidente. Non c'è dubbio che noi voteremo a favore, cioè, delle pregiudiziali. Voteremo a favore, cioè, per un motivo molto semplice. Di carattere generale è il profilo, cioè, più importante, perché questo è un decreto legge, cioè, sugli enti territoriali, intanto che arriva fuori tempo, cioè, poi successivamente anche, cioè, perché determina, cioè, di fatto un vero e proprio omnibus. Di fatto è una piccola legge di stabilità e siamo solo ancora alla presentazione del Consiglio dei Ministri. Cioè, si prevedono già dalle audizioni che ci sono state nella Commissione Bilancio una serie di emendamenti proposti dall'ANCI, proposti dall'UPI, proposti dalle parti più svariate d'Italia, che già arrivano in riferimento a ciò. E non rispettoso dei dettati della Corte Costituzionale, perché non è un decreto omogeneo, presenta diversi interventi che non riguardano la finanza locale e la finanza territoriale, ma diversi aspetti, anche se sono, cioè, connessi o collegati. Ma noi qui abbiamo lamentato, proprio in sede di discussione, cioè, della legge di stabilità, che forse il governo avrebbe avuto l'obbligo, nei confronti degli enti territoriali, cioè, di ritornare a quelle che erano le esperienze, cioè, positive, cioè, di anni fa, e cioè nel senso che senza intasare la legge di stabilità di tutta una serie di provvedimenti che riguardavano in maniera, cioè, preminente e totale gli enti territoriali, di fare, cioè, un decreto legge, sì, ma all'inizio dell'anno andava fatto all'inizio di gennaio sulla finanza locale, perché è giusto pure che comuni, ciò che è rimasto delle province e le aree metropolitane e le regioni sapessero dall'inizio dell'esercizio finanziario in corso quali, cioè, provvedimenti e quali risorse potevano essere, cioè, in campo e potevano essere messe. Davanti invece c'è una situazione che già siamo grosso modo oltre la metà dell'esercizio finanziario in corso da parte, cioè, dei comuni, da parte delle regioni e da parte delle aree metropolitane e di ciò che è rimasto delle province. Attenzione, unico caso della storia repubblicana che viaggiano, cioè, da 2 anni senza bilancio. Le province, per legge dello Stato, non sono tenute a fare bilancio, le ex province, quindi le aree cosiddette vaste, cioè, come si chiamano, cioè, come una riforma, cioè, disastrosa da tutti i punti di vista, cioè, sia dal punto di vista dei servizi e sia per quello che riguarda le funzioni, e peggio ancora, cioè, come hanno ulteriormente divisa e frammentata l'Italia, perché ogni regione poi ha organizzato, cioè, a proprio piacimento, chiaramente in base alle clientele dal punto di vista politico, non in base all'efficienza dei servizi. Per questo motivo noi voteremo a favore di tutte le pregiudiziali che sono state presentate, perché questo è un decreto legge, cioè, che non rispetta i dettati della Corte Costituzionale in riferimento alla omogeneità della materia rispetto agli articoli che il Governo ha presentato e che fanno parte di questo decreto. Grazie. Grazie, collega Palese. Prima di passare al voto volevo informarvi, cari colleghi, che la collega Francesca Businarolo ha dato alla luce il piccolo Damiano e la collega Azzurra Cancelleri ha dato alla luce il piccolo Carlo Giuseppe Maria. A loro e ai rispettivi compagni vanno gli auguri della Presidenza e dell'Aula. Sono così esauriti gli interventi sulle questioni pregiudiziali. Passiamo al voto. Pongo in votazione le questioni pregiudiziali Melilla ed altri
numero 1, Guidesi ed altri numero 2, Brugnerotto ed altri numero 3, Alberto Giorgetti ed altri numero 4. Dichiaro aperta la votazione. Allora